parte ci troviamo di fronte a una coppia che comunque voleva soddisfare il suo desiderio di genitorialità, dall'altra ci troviamo di fronte alla situazione e alla necessaria tutela del minore. È una storia agrodolce, quella raccontata presso il commissariato di polizia di Montevarchi. È la storia di una coppia, marito e moglie, entrambi di origini straniere, che avevano il desiderio di soddisfare il bisogno di genitorialità, solo che lo hanno fatto nel modo più sbagliato. La coppia si è messa in contatto con una giovane rom senza dimora che stava aspettando una bambina. Al momento del parto la coppia si è presentata in ospedale alla Gruccia, ma la partoriente era diventata la moglie fittizia. Era stata sostituita la foto nel documento d'identità. Mentre la moglie, quella vera, era una semplice amica ed accompagnatrice che avrebbe aiutato la puerpera con la lingua italiana. La bimba nasce, siamo ad agosto 2016, è bellissima e sanissima. L'uomo la registra con il suo cognome come se lui fosse il padre. I tre lasciano l'ospedale senza che nulla accada. Il personale medico però ed infermieristico si accorge che qualcosa non va. Dall'incrocio degli esami del sangue, del nominativo a cui corrispondeva la carta d'identità e quelli invece della partoriente. Questo a noi ci ha fatto molto insospettire, lì per lì pensavamo a una semplice truffa, uno scambio di carte d'identità come a volte succede. Poi dopo invece andando a indagare ci è venuto qualche sospetto in più e quindi la denuncia era obbligatoria in questo senso qui. Partono le indagini, la coppia viene convocata in commissariato e dai documenti esibiti la foto della donna era perfettamente centrata, mentre nei documenti precedenti non lo era, come se fosse stata staccata. In seguito ad una perquisizione a casa della coppia viene infatti rinvenuta la foto della madre naturale. Saranno poi le stesse ostetriche a riconoscere la donna, la vera moglie, come l'accompagnatrice della partoriente. Il padre sostiene di essere lui il genitore, ma il Tribunale dei Minori di Firenze dispone l'esame del DNA e la bimba nel frattempo viene tolta alla coppia e affidata ai servizi sociali. Purtroppo l'esame dirà che nemmeno l'uomo era il papà e la bimba viene definitivamente affidata ad una famiglia in attesa dell'adozione definitiva. La bambina in questo momento sta benissimo, è serena, è felice e la famiglia che l'ha accolta altrettanto. Il risultato è grazie soprattutto alle persone che svolgono il loro compito, il loro ruolo con efficienza e professionalità. In questo caso i servizi sociali, la Polizia di Stato, il personale sanitario dell'ospedale e quindi la sinergia che c'è sul territorio. L'uomo è stato denunciato per alterazione di stato, un reato che potrebbe costargli dai 5 ai 15 anni di galera. Proseguono le indagini per capire se ci sia stata una vera e propria compravendita della neonata. Al momento non abbiamo elementi significativi per poterci far determinare che ci sia stata compravendita. E idem con l'organizzazione, non abbiamo a questo momento elementi in questo senso. Se poi la verità processuale sarà diversa, lo vedremo in corso di dibattimento. Sono in corso ulteriori accertamenti, ma al momento mi sentirei di escludere l'organizzazione.